Sì, il fatto negativo è che in casa non c'era mai capitato quando avevamo dominato le altre partite, le avevamo vinte, oggi abbiamo fatto la stessa cosa, non ci siamo riusciti. Sembrava un po' così il refrain esterno, cioè dominare la partita e non riuscire a vincerla. Sono, come ho detto ai vostri colleghi, molto deluso, e dispiaciuto più che altro per i ragazzi, perché secondo me hanno giocato una partita straordinaria sotto il punto di vista della voglia, della determinazione, ci hanno creduto fino alla fine. E per la gente, perché mi rendo conto che oggi, un giorno infrasettimanale, i tifosi che sono venuti allo stadio pretendevano giustamente la vittoria, invece non siamo riusciti a portargliela. Di questo mi assumo la responsabilità, perché credo che ai ragazzi non bisogna assolutamente imputare niente sotto nessun punto di vista, mentre dal punto di vista tattico qualcosa abbiamo sbagliato, e lì ovviamente diciamo, sul banco degli imputati è giusto che ci vada l'allenatore. Due pali, un rigore sbagliato, però al di là di questo, che cosa è mancato come gioco? Ma secondo me come gioco, sinceramente poco, io adesso la dovrei rivedere, perché così a caldo si fa anche un po' più fatica. Sicuramente il gol preso in quella maniera al primo tiro, come ci capita spesso, ci ha un po' scombussolato. I primi 20-25 minuti del primo tempo li abbiamo giocati non bene, obiettivamente. Dopo non c'è stata sinceramente più partita. Faccio fatica sinceramente a dire che cosa non è andato. Non è andato che non siamo riusciti a superare il portiere. Siamo qui con il centrocampista Evangelisti. Oggi rimane il rammarico di aver portato a casa solo un punto anziché tre. Sì, non è la prima volta che finiamo le partite così. Sta diventando un po' un'abitudine che insomma, non va bene. Due traversi, rigore sbagliato, mille occasioni, abbiamo avuto veramente tante. Oggi secondo tempo. Dispiace tantissimo, però insomma. Basta continuare con questo spirito di squadra e prima o poi torneremo nelle parti alte. Ecco, tante occasioni da gol sprecate, soprattutto il calcio di rigore, poi avete trovato di fronte un grande portiere come Mariosi, ma secondo te cosa è mancato di più a questo Rimini sul piano del gioco per portare a casa questa vittoria, soprattutto con l'uomo in più? Ma io penso sul piano del gioco, penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare perché abbiamo creato molto sulle fasce, insomma, anche a centrocampo abbiamo fatto girare velocemente la palla. Si è mancato solo il gol, però ripeto, continuando con questo spirito, prima o poi con un pizzico di fortuna in più, faremo anche qualche risultato di fila.